verifiche che ammontano per un importo totale di circa 570 mila euro, di cui 290 circa sono i costi stimati per le indagini che ovviamente sono compresi già nell'affidamento dei lavori. Abbiamo anche percorso una strada, se vogliamo, innovativa un po' per la Regione Abruzzo, ossia quella quasi su tutti gli edifici dell'affidamento congiunto tra un professionista cosiddetto esperto senior e un professionista giovane, ossia con meno di 5 anni di iscrizione all'albo degli ingegneri, Come meglio me. come Maurizio. Maurizio poi ci darà anche qualche dettaglio tecnico in più, il consigliere Verna, su quelle che sono le metodologie di indagine che sono state individuate secondo quanto previsto appunto dalla normativa in vigore del 2008. Io vi do solo alcuni dettagli rispetto alla convenzione che è stata stipulata con i tecnici e sui tempi. I lavori di verifica di vulnerabilità dovranno prevedere un'acquisizione documentale e soprattutto un rilievo dello stato di fatto che permetta su una scala da 1 a 3 di avere un livello di conoscenza dell'edificio almeno pari a 2, quindi avere un approfondimento tecnico tale da non declassare troppo, uso un termine forse non tecnico, l'indice che verrà fuori dall'analisi rispetto allo stato reale della situazione. Nelle prime settimane verrà riconsegnato la proposta di piano delle indagini scientifiche che verrà sottoscritto dal responsabile del procedimento e la tempistica delle verifiche di vulnerabilità prevedono che entro 30 giorni la provincia stessa metta a disposizione dei tecnici le indagini geologiche sul sito ove è collocato l'edificio ed entro il 30 maggio i tecnici rimettano le relazioni con le prove documentali, ossia il lavoro completo.